Quest'anno festeggeremo con più forza il 25 aprile. Ricorderemo con più forza che il 25 aprile segna l'inizio della rinascita della democrazia, segna il rinnovamento democratico, segna la ricostruzione post-bellica, segna il primo passo verso un nuovo paese che di lì a poco conoscerà il boom economico e lo splendore dello Stato sociale. Stato sociale costruito dalle lavoratrici e dai lavoratori appena usciti dalla guerra. Essere partigiani significa, oggi lo capiamo bene, avere speranza nel futuro. Significa non lasciarsi abbattere dalle sventure della vita. Significa lavorare nelle retrovie, porgere la mano al più debole, non recedere davanti al sopruso e all'ingiustizia. Significa amare il proprio paese, vederlo rimettersi in piedi. Il contributo della resistenza è anche un contributo morale e emotivo, contributo importante che ci emoziona ancora. Come emoziona il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori sotto le bandiere del sindacato, nella ricostruzione del paese e nelle lotte per lo Stato sociale. Questa esperienza della pandemia che stiamo vivendo ci segnerà profondamente. Oggi non siamo in grado di coglierne tutti i risvolti, sia emotivi sia esistenziali. Nulla sarà più come prima. Cambieremo noi e cambierà il mondo intero. Insieme al disastro della pandemia, sotto la spinta di potenti forze, si muove un altro macigno. L'asse degli interessi strategici mondiali si sta spostando e quelle che avvertiamo sotto traccia sono le sue scosse telluriche. Niente sarà più come prima. Non lasciamoci sorprendere come abbiamo fatto col virus. La democrazia, la giustizia sociale, il valore del lavoro e delle persone ci devono guidare come stelle polari nel difficile momento che stiamo attraversando. L'insegnamento delle partigiane e dei partigiani ci dovrà guidare. Sappiamo bene quanto sia facile, nei grandi momenti di crisi internazionale, scivolare nel totalitarismo. Spesso questo scivolamento è impercettibile e subdolo. Per questo dobbiamo tenere la nostra attenzione altissima. Questo 25 aprile dovrà essere festeggiato più che mai, nei modi che ci saranno possibili, ma per fortuna abbiamo tanta fantasia. Oggi più che mai dal dopoguerra dobbiamo dire con forza: mai più guerre, mai più fascismi, evviva la democrazia, evviva l'ANPI e la CGIL.